Mi trovo nel quartiere di Sant'Ambrogio qui a Firenze perché in questa puntata di Rosso Rubino vi porterò alla scoperta di alcuni segreti della buona cucina fiorentina. Siamo in cucina con Gianmarco che ci farà vedere una ricetta particolare, tradizionale fiorentina. Di cosa si tratta? Io la francesina è un piatto antico che veniva usato anche prima in antichità e lo usavano le vecchie massaie quando avevano il lesso di avanzata. Essendo anche tutte contadine, avevano sempre due cipolle da fare e cucivano queste cipolle insieme a questo lesso e tiravano un po' di pomodoro, un piatto che era un piatto e veniva distillato perché era un piatto avanzato del giorno prima. Prima di tutto, quali ingredienti utilizziamo? Benissimo, gli ingredienti sono questi. Allora, due cipolle bianche, rosse, a preferenza, quello è uno o l'altro. Due costole di sedano, due carote, 3-4 pomodori in base a quello che abbiamo e dei muscoli. Consiglierei i muscoli posteriori perché sono più magri, mentre i muscoli anteriori sono molto più grassi e nervosi. Gianmarco, iniziamo la preparazione della ricetta. Allora, benissimo, la preparazione di questa ricetta si parte. Acqua a bollore, aggiungiamo subito del sale grosso. Dopo aver messo del sale grosso, aggiungiamo le nostre verdure tagliate grosse. E ne parlavo di cipolla, carota, sedano e pomodoro fresco. Aggiungiamo il muscolo come ho detto posteriore perché è migliore, perché l'anteriore è molto più nervoso e molto più grasso. Capiamo quando il muscolo è pronto attraverso un forchettone. Deve essere quasi... deve essere morbido, la carne si deve infilzare. Con il primo servizio siamo nella chiesa di Santa Croce, dove il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha inaugurato il restauro del cenotafio di Dante. Torna a nuova luce il cenotafio di Dante, l'opera risalente al 1830 dello scultore Stefano Ricci, che vede il sommo poeta seduto in posizione sopraelevata, più sotto il sarcofago, affiancato da due figure femminili, a sinistra l'Italia e a destra la poesia. Il restauro del monumento, collocato nella Basilica di Santa Croce a Firenze, è stato presentato in un giorno davvero speciale, il Dante Dì. Il 25 marzo si celebra in tutta Italia il giorno in cui prende il via il viaggio letterario nell'aldilà di Dante Alighieri. Aver riportato alla luce uno dei monumenti simbolo di questo luogo di Santa Croce, una tomba vuota che però ha un valore simbolico grandissimo perché ricuce, rappacifica il legame fra Dante e la sua città, Firenze. A dar voce al sommo poeta l'attrice Monica Guaritore, che ha letto alcune terzine del primo canto dell'Inferno, rime che trovano stretta correlazione con il difficile momento che ognuno di noi si trova a vivere. Questa emergenza del Covid, che è anche un'emergenza economica e sociale, è per noi ciò che la selva oscura è stata per Dante Alighieri. E come per Dante, anche per noi, l'obiettivo sarà quello di riuscire a rivedere le stelle tutti insieme, potendo guardare con fiducia al futuro. Dante è stato un fiorentino con una forte identità toscana, riflessa in tutta la sua Divina Commedia. Quando voi leggete la Divina Commedia, lui non si farà mai invitare o citare come fiorentino, ma sempre come tosco. Avviene nel decimo canto dell'Inferno, quando il noto Farinata degli Uberti si alza sulla tomba e lo chiama dicendo sento la mia parlata, e gli dice o tosco. Avviene quando Dante parla della sua nascita, delle sue origini, e lui dice sono nato nell'aere tosco, nell'aria toscana. La Toscana celebra il 25 marzo giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri con un ricco programma di iniziative. Siamo tornati in cucina
cucina con Gianmarco, il bollito è già pronto? Il bollito è già pronto, ha cotto circa 2 ore, 2 ore e un quarto. Ora spengo il brodo. Qui, qui cosa succede? Bene, nel frattempo io, mentre ho cotto il brodo, ho preso 5-6 cipolle, le ho tagliate finemente e le ho messe a rosolare con un filo d'olio. Questo sarà il battuto della francesina. Porterò avanti la cottura delle cipolle dopo la rosolatura con il brodo del lesso per dargli sapore e dopo, al momento debito, prima di mettere il lesso, lo macchierò con del pomodoro. Questa parte è molto importante perché il pezzo non deve essere grande, giusto? Più piccolo è e meno tempo ci mette a cuocere. Brodo di cottura della carne del lesso, dove tutti i sapori della carne sono stati assorbiti. Vado avanti finché le cipolle non verranno stufate e a metà cottura della stufatura delle cipolle metterò anche un po' di pomodoro, va benissimo, o passate il pomodoro finché le cipolle non saranno completamente brasate. Questo ci vorrà all'incirca una mezz'oretta che avvenga tutto questo procedimento. Allora lasciamo cuocere questa preparazione. Andrea Perini, il giovane chef pluripremiato, esce con il suo primo libro 30 gocce e un viaggio nell'extravergine dall'albero alla tavola. Forse troppo spesso viene considerato solo un condimento, ignorandone così l'origine e le proprietà salutistiche. Ed invece lui, chef Andrea Perini, l'extravergine, lo ha messo al centro della sua cucina. L'olio è un ingrediente come gli altri, quindi ha delle caratteristiche, ha dei sentori, ha dei profumi, da regione a regione, da cultivare a cultivare, cambia veramente il sapore. Cercare, secondo me, di valorizzare un prodotto che normalmente viene un po' non screditato, ma non gli viene dato il giusto riconoscimento. La passione per questo prezioso ingrediente lo ha portato a scrivere il suo primo libro, 30 ricette abbinate a 30 oli diversi, un percorso gastronomico che dall'albero porta alla tavola. Sono facili, sì e no, nel senso ce n'è qualcuna ripetibile comodamente a casa, qualcuna diciamo un pochino più complicata, però con i giusti mezzi, i giusti attrezzi, insomma si può fare benissimo. Non solo ricette nel libro di Andrea, ma anche tanti approfondimenti con i massimi esperti del settore a livello italiano. Un vero e proprio viaggio nell'extravergine per conoscerlo e valorizzarlo. Allora, il libro si può trovare online, in alcune librerie, e attraverso vari canali social, sia miei del ristorante, perché si può trovare anche al ristorante, e da qualche produttore. Gianmarco, siamo alla fine di questa ricetta. Le cipolle sono pronte, allora, che facciamo? Le cipolle sono pronte, sono stufate con il brodo del lesso, sono macchiato il pomodoro, ho già il mio lesso lessato e tagliato, vado solamente a incorporare la carne e a far insaporire insieme. Allora, io ho già salato le cipolle, quindi per me vanno bene. Al massimo uno corregge un po' di sale e pepe. Ora io avevo già corretto prima precedentemente. Ma forse lo lasciamo cuocere per quanto tempo? Pochissimo tempo, 5 minuti, perché le cipolle sono cotte, l'esso è cotto, solamente prende sapore l'uno dell'altro. E poi il piatto è pronto, basta solamente impiattare e mangiare. Il Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico ha contribuito con una donazione per il restauro del monumento Demidoff a Firenze. Era il 2018 quando la statua di marmo commemorativa del conte Nicola Demidoff a Firenze fu gravemente vandalizzata. L'opera, realizzata da Lorenzo Bartolini tra il 1830 e il 1849, è composta da 5 gruppi statuari: la Carità, la Siberia con il dio Plauto, la Musa dei Festini e la Verità. Il gruppo è dominato dalla statua di Niccolò Demidoff con il figlio Anatolio e dal lato la Riconoscenza. Oggi, grazie all'intervento dell'Istituto per l'Arte Palazzo Spinelli, sono iniziati delicatissimi lavori di restauro di questo importante monumento fiorentino. Solo ora abbiamo potuto ricominciare a restaurare con il laser, con le tecniche laser, a ripulire dalle scritte vandaliche il marmo. Proseguiremo ora nelle prossime settimane, nei prossimi
mesi con una pulitura a secco sostanzialmente e poi con l'utilizzo di tutte quelle che sono le puliture acqua demineralizzata e così via fino ad arrivare poi a consolidare l'intero gruppo e attuare quindi una pulitura generale del gruppo. Quindi prima di tutto lo puliamo, poi andremo a effettuare i restauri necessari, la reintegrazione della testa del dio Plauto che praticamente è stata vandalizzata ma ricostruita con le tecnologie laser, quindi in 3D. Il restauro è stato supportato economicamente anche da una donazione del Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, da sempre vicino alle attività di recupero del patrimonio artistico fiorentino. Si voleva fare un service proprio per un'opera d'arte, per una pittura, per contribuire, diciamo, e siamo molto contenti di aver fatto questo service. È un'opera che va a arricchire anche questa piazza, insomma, perché da tanto tempo, già 2 o 3 anni, che è chiusa perché per un atto vandalico. L'occasione di visitare il restauro ha permesso ai soci del club fiorentino di ritrovarsi in presenza dopo molti mesi. La piacevole giornata di primavera ha lietato il tour partito da Piazza del Carmine e terminato appunto in Piazza Demidoff, alla scoperta di luoghi e aneddoti di una Firenze poco conosciuta. Mi è piaciuto far vedere non tanto la città come noi siamo abituati a vederla, ma soprattutto a scoprirla. Quindi anche parlare di Carlo Pitti, parlare un po' della Torre dei Lanfredini, del Palazzo Ferroni, della storia dei Ferroni, per far riscoprire a fiorentini la loro città. È stato bello ritrovarsi dopo tanto tempo, veramente, magari ci sentiamo per telefono, ci siamo visti su Zoom, ma vederci così anche buttandoci semplicemente un bacio è bellissimo. In conclusione ci ha raggiunto Paolo Mangino, questo ci racconti un po' perché hai scelto di preparare nel tuo ristorante questi piatti così particolari della cucina tradizionale fiorentina? Perché il piatto tradizionale fiorentino è un piatto che va molto, lo richiedono tantissimi, dagli stranieri al fiorentino, alle persone... Mi raccontavi che vengono anche addirittura in giornata da Milano per mangiare la tua cucina. Infatti, da Milano vengono parecchio per la trippa, per la francesina, per l'ampredotto, la trippa, è una cosa molto buona. Questa puntata di Rosso Rubino per oggi termina qui. Tutti i video sono sempre consultabili sul sito rossorubino.tv. Per gli amici di Teleiride, appuntamento al prossimo viaggio.